Gesù indicò la necessità di odiare questa vita, se davvero l'amiamo, dicendo: chi vuole salvarla voglia perderla. Esistono ragioni assolutamente vere che confermano la verità di questo suggerimento. Infatti, noi stiamo osservando l'esistenza di un mondo relativo, formato nelle forme della materia e della movimentazione elettrica, che sono forme che rivelano un verso verso il cosiddetto futuro, ma che sono affidate a un ente come la materia e come l'elettricità, che è inverso al vero ente primario a cui questo nostro secondario è diretto. Il vero verso è quello diretto verso il passato e non verso il futuro. Infatti noi, vedendo il verso retroattivo, attraverso il verso del valore inverso, noi, vedendo il moto verso il futuro, stiamo assistendo al moto verso il passato. Però ci confondiamo. In sostanza, passando da A a B, la vera dinamica è quella che da B riporta in A. Ma se noi la vediamo nel modo opposto, come una A che evolve verso B, e noi siamo nell'idea di confermare con il nostro totale senso di approvazione questo divenire che da A evolve verso B, se noi non lo odiamo, noi non amiamo il verso opposto, che è quello vero e che da B riporta verso A. Pertanto, chi vuole salvare questo mondo, che mostra l'evoluzione verso il futuro, che è una evoluzione ingannevole, se uno vuole salvare questo verso, lo sta perdendo, perché la vera salvezza viene proprio quando l'uomo esce da ogni situazione oggettiva, reale, che è mortale e si consuma, e rientra in quell'essere puro, in pura presenza, ideale, che salva tutto ciò che è in essere, in una infinita potenzialità dell'essere. Solo se si esce da un condizionamento e ci si libera, solo allora si è liberi davvero. Ma se noi amiamo, giungiamo ad amare l'asservimento continuo e ripetuto in ogni attimo della nostra vita, noi la stiamo perdendo, perché la facciamo evolvere verso il punto finale della morte. È solo se noi capovolgiamo il nostro cuore e lo esprimiamo nel senso esattamente inverso, che dalla morte, cioè dalla fine di ogni cosa, riconduce verso il suo non esistere ancora, solo allora
lo salviamo, e salviamo con noi veramente la vita onnipotente del nostro io, che recuperata l'onnipotenza iniziale poi può volere aderire nel senso dell'attuazione di quella potenza solo alla parte giudicata positiva di questa potenza. Però per poterla amare bisogna in primo luogo negarla.